Eccoci direttamente dal Cammino di Santiago, Marta Ciani, biologa nutrizionista che per un po' di giorni stacca tutto e si immerge in un percorso, un cammino spirituale. Vediamo cosa ci racconta, che abbiamo le foto della terza tappa in esclusiva per noi. Chi la segue su Instagram troverà le sue Ciao storie, e altrimenti. Vai Marta. a tutti, sono Afonso Badon, terza tappa del mio cammino. Oggi mi sono macinata una quarantina di chilometri. Molto bene, ecco la foto. Sì. Quella è Chi la vuole commentare? stamattina, la tostada. In pratica avevo fame, a un certo punto erano le 11 di mattina e mi hanno offerto questo. In realtà volevo prendere un'altra cosa perché ho visto degli altri pellegrini che avevano la tostada fatta con il salsiccion, che sarebbe il salame, però l'avevano finito il salame, allora ho detto vabbè, allora pomodoro, tomato. Ma una domanda sorge spontanea, ma dalle foto, sei a mangiare o sei a camminare? Sono a camminare, però devo dirti la verità, viene tanta tanta fame quando si cammina così tanti chilometri. Veramente anche adesso sto aspettando di mangiare perché c'è un pizzaiolo in questo paese, Fonse Vadon, che è in montagna, che è di Portogruaro originario e ci farà la pizza stasera. Siamo un gruppo tutti italiani che siamo venuti a mangiare la pizza. Afonso Badon, questo è abbastanza curioso, no? Vedi che fortunata che sei. Ma Allora ci veramente? arrivano anche i primi commenti. Abbiamo Gianpietro Cappellazzi, che tra l'altro è un mio amico, che te lo presenterò un giorno perché si dedica ultimamente molto alla bici, è un grande speaker. E quindi magari faremo un'intervista anche con lui. Certo. Così vediamo. Allora, chi vuole può chiaramente fare qualche domanda direttamente nei post sotto e vediamo se ci risponde. Siamo in live con Marta Ciani. Allora, Marta, io adesso faccio scorrere qualche foto della tappa. La terza tappa stai facendo, giusto? Terza tappa, sì. Ecco, dove ti trovi Oggi esattamente? Afonso Badon. Oggi è stato abbastanza duro l'ultimo pezzo perché era proprio in salita, non era tutto piano come i giorni scorsi. E poi oggi ho avuto due problemi. Uno, i mosquitos che tormentavano questi moscerini tutto il giorno. E anche la pioggia che andava, veniva, e quindi ho fatto un po' come Karate Kid: metti la giacchetta, togli la giacchetta, io metti il poncio, togli il poncio. È stato un po' faticoso, però insomma, molto, molto bene. Allora, Alla leggo fine la sua. qua che tu hai un super orologio che ti dà, che ti, dove tu segui un po' il percorso e lo stai mappando, no? Be strong, Sì. quindi. Quindi sì, dura, sì, forte. Questo è Sì. Ma lo dici a te stessa quello o. che sto imparando in questo cammino è che farlo da sola è un forte stimolo per me, anche perché quello che chiedo al mio corpo in questo momento, poi che, come qualcuno forse sa, qualcuno che mi segue, ho avuto dei problemi alle gambe per una questione di allergia a un farmaco. Con queste gambe affrontare questo cammino è abbastanza dura, però devo dire la verità, sono molto contenta di riuscire a farcela e soprattutto di non prendere farmaci, come mi era stato consigliato dai medici. Ma con le mie forze vado avanti e in pratica credo di togliere il farmaco, gli effetti del farmaco con le mie forze da sola.
E questo dimostra che se vuoi puoi, Sì. che se la forza di volontà è quella, ce la puoi fare, anche se tutti ti dicono che è una pazzia, che non è il caso, che c'è il virus, che andare in Spagna non era proprio il caso. Invece ho voluto andare avanti, farlo lo stesso, perché proprio era una chiamata e sono molto felice di averlo fatto. E sto vivendo questa esperienza proprio da sola. Sì, ovviamente ci sono i momenti di convivialità con chi incontro nel cammino, ma il fatto di camminare da sola mi libera i pensieri, mi aiuta a veramente entrare dentro di me e capire come andare avanti, cosa fare poi della mia vita. È proprio un cammino di rinascita. Guarda, velocemente, perché dopo ti lascio anche riposare, che è importante il recupero, no? Che Certo. appunto, visto che devi camminare tutti i giorni, però vedo che non sei cambiata, cioè sei tu che ci dai gli stimoli a noi, ci scrivi buona giornata a tutti, anche in spagnolo, Sì. no? Buenos Quindi sei días. quella che dai la grinta a noi, oltre a darla a te stessa, no? Sì, arrivano anche i commenti che comunque appunto anche ancora da Gian Pietro che dice la testa decide tutto e ti fai complimenti, no? Quindi Grazie, è proprio vero. Se tu decidi che quella cosa la devi fare, segui il tuo cuore, non lasciarti intimorire da quello che succede. È chiaro che siamo tutti, ne stavamo parlando prima con gli italiani qua, siamo tutti un po' preoccupati per il rientro, ci faranno il tampone, ci metteranno in quarantena. Vabbè, sarà quel che sarà, voglio dire, godiamoci il cammino e viviamo giorno per giorno questo percorso di rinascita, ricrescita. sì. Ma io penso che comunque bisogna, la pandemia è in tutto il mondo, quindi bisogna comunque porre sempre attenzione ovunque noi siamo e sempre. Quindi questo Ma è. Quindi qui non. sono tutti molto attenti alle mascherine, la mascherilla nei locali e anche fuori. A parte quando cammino da sola, è assurdo camminare con la mascherina, anche perché respirerei peggio, no? E quindi non va bene per l'ossigenazione. Però diciamo che è fantastico questo percorso e lo consiglio a tutti. Quando viene la chiamata, si decide di farlo. Fatelo perché è veramente una bella esperienza. Allora, ascolta, vado a scorrere velocemente le immagini, magari se vuoi aggiungere qualcosa. Qua comunque oggi è stata una tappa anche sotto la pioggia, ma tu comunque sei attrezzatissima perché ti sei organizzata bene. Tu dici Sì. qua le difficoltà rendono l'uomo più resiliente, no? Sì. Quindi. La resilienza è questa capacità di adattarsi ai cambiamenti, quindi anche adesso in presenza del Covid, adattiamoci a viverla diversamente, quindi con tutte le regole, con tutto quello che ci impongono, ma anche vivendo bene, con positività la cosa. Come diceva Einstein, bisogna vivere i periodi di crisi come un'opportunità per cambiare in meglio. Be happy e essere Be felici happy. dentro. Proseguiamo il cammino qua a Astorga. Com'è Astorga? Astorga è dove sono partita stamattina. Ecco, Astorga è stata un'esperienza un po' agghiacciante per me, soprattutto per l'albergo dove alloggiavo, perché ho alloggiato insieme a un'altra italiana in un convento parrocchiale e purtroppo l'acqua della doccia era fredda, freddissima. E per me la doccia fredda è stata molto impattante. Vedi. Però insomma, Ognuno. oggi sono arrivata qua a Fonsebalon, ho fatto la doccia calda e mi sono rasserenata e rincuorata.
Ecco, Non ho più insomma, non ti... l'età per fare l'ostello con la doccia fredda, ecco. Quello è meglio che lo lasci ai ragazzi. Anch'io sarebbe il mio limite quello lì, perché adoro l'acqua calda. Comunque qua non ti manca molto, ce la puoi fare, 256,4 km. Sì, adesso dovrebbero essere in questo momento 240, forse 235. Domani arriverò alla Croce di Ferro, che è una meta importante. Mancano 2 chilometri, quindi domani mattina presto dovrei arrivare alla Croce e poi proseguirò per Monteferrada. Sì, non la croce che hai fatto tu qua. No, no, questo è durante il cammino di stamattina, soprattutto quello impegnativo di montagna, c'era tutta una parte in cui ogni pellegrino fa la sua crocetta e mette il suo desiderio, il suo pensiero. E domani alla Croce Ferrata mi hanno detto che bisogna portare un sasso ed è sempre un pensiero, qualcosa che porti di tuo. Comunque Ecco. è un percorso, è un cammino di rinascita, tornerò diversa, questo aspettatevelo. Migliore, Sì. spero. Sì, tanto tu hai sempre tanto da dare, quindi alla fine sono tutti che Questa aspettano è di vederti Astorga, di che è persona. la cattedrale di Astorga. Vedi, ieri pioveva e infatti abbiamo con il poncio, questa è la croce. Durante il cammino trovi sempre queste croci, le indicazioni sono sempre segnate molto bene in giallo, la freccia gialla è indicazione del cammino. Non puoi sbagliare. Qua c'ho la foto che abbiamo fatto a Cividale del Friuli prima della tua partenza, che ti Sì, allenavi. sì, L'ho ma recuperata, sai, perché qua. è stato fondamentale l'allenamento, veramente. Grazie, anzi, Romano, perché guai se non avessi fatto un po' di allenamento e non avessi fatto il corso con te, anche per imparare proprio a scaldare un attimo prima i muscoli e poi a fare il defatigamento, che è importantissimo. Ma guarda, secondo me la collaborazione anche che stiamo facendo e che non si smette mai di imparare è comunque fondamentale, e c'è un seguito di tantissime persone che anche in questi giorni mi chiedono quando facciamo i prossimi eventi, e quindi questo mi fa piacere, perché comunque in ogni caso lo sarà anche per te, ma principalmente per me è un apprendere, un crescere sempre, perché conoscendo tante persone si ha modo sempre di imparare molto, e ci costringe sempre ad aggiornarci, no? Che è la cosa principale, Certo, no? Non si smette mai poi di imparare. adesso che l'ho fatto posso fare anche da guida per chi vuole fare il cammino per la prima volta e Ecco. raccontare quali sono le tappe fondamentali. Ah, quella è la torta Ecco. di Santiago, è una torta alle mandorle, buonissima, mandorle, uova e burro. Ho fatto colazione con quella stamattina. Buona, sì. Almendra si chiamano le mandorle in spagnolo ed è veramente buona. Sì, Ti dà poi dà energia. energia, presa a colazione va benissimo prima di iniziare a camminare. Bene. Bene. So cold, il tempo è brutto, fa freddo, ma sempre avanti. Sì, beh, certo. Vedi, poi i Allora, sassi. la prossima tappa sarà domani. Prossima tappa domani mi pare si chiami Monteferrada o Ponte Ferrada, sono una quarantina di chilometri da qua da Fonsebadon, e la tappa intermedia è questa croce a cui tutti aspirano, quindi sono molto Bene. felice di arrivarci. Allora, perché tu comunque ti vedremo anche in TV prossimamente su Udinese TV, no? Quindi chi vuole Sì. Sì, seguirti, oltre che sui social, anche in TV.
Ecco, Sì, ricorda. lunedì. Lunedì alle 12:30, ogni lunedì alle 12:30 e alle 18:30 sul canale 110 del Digitale Terrestre e in replica la domenica mattina alle 9:30. E Ecco, poi chi e se no vuole dal vivo nel tuo studio, appunto. sì. Oppure chi vuole, chi si è perso la puntata sul mio canale YouTube. Quando sono andati in onda li carico tutti, così avete tutte le puntate, tutti gli operatori del benessere e ci sarà anche Romano. Non so se Bene, bene, sei sì, già certo. stato, ma. Ok. Chi può Ah, dirlo? Diciamo che guarda. devono seguirci. Dopo io giro il link, magari qua sotto, direttamente tra i commenti, quindi anche chi Sì. rivede questo video che si può rivedere, e quindi qua trovano tutti i riferimenti, no? Perfetto. Bene? Bene, Bene, dai, buon allora. viaggio, in bocca al lupo, ci sentiamo nei prossimi giorni, tanto sei lì, ne hai ancora di chi Ne ho parlare, ancora quindi. 200, 240 buoni. Ecco, Mi chiamano ci per sentiamo la nei prossimi pizza, giorni. vedi? Come? Vado, mi chiamano per la pizza, vado a mangiare. Ah, ecco, vai, vai. Lì Va ancora bene. luce però, eh? Lì ancora luce. Sì. Guardate le pale dietro di me, bellissimo qua il paesaggio. Sì, perché ce ne sono molte, no, in quelle zone lì. Sì, Giusto? veramente bello. Sì. Va Bene, dai, ci bene. sentiamo nei prossimi giorni e fai foto belle che così magari le commentiamo assieme. Va bene? Ciao Volentieri. Marta. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Romano, grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao, ciao. Presto, ciao.